Come ogni martedì ci sarà l'appuntamento consueto con Farmark, oggi tutto dedicato agli amanti della cultura giapponese, perché inaspettatamente abbiamo scoperto un piccolo angolo del Sollevante proprio nelle Marche, all'interno del comune di San Ginesio, in provincia di Macerata. Visiteremo insieme un ryokan e scopriremo anche di che cosa si tratta. Buongiorno, oggi con Farmark siamo sicuri di incuriosirvi e stupirvi. Quella che vedete attorno a me è una tipica struttura giapponese, un ryokan. Vi spiegheremo tra poco di che cosa si tratta, ma siamo a San Ginesio. Il ryokan è l'antica locanda giapponese, conta secoli di storia e il rigoroso rispetto di un raffinato disciplinare di accoglienza. Varcare il cancello del Wabi Sabi Culture di San Ginesio è un'esperienza multisensoriale. Nel rigoglioso giardino piccoli panorami cambiano ad ogni angolo, accompagnati da un lieve suono di campanelle mosse dal vento. Gli ambienti interni si fondono con la natura esterna. Il bagno tradizionale Ofoburo attende chi vuole ritemprare il corpo. Tutto in questa pace chiama ad altri cammini interiori, da cui nasce la lunga storia del Wabi Sabi, fondato nelle Marche da Ariki e Serenella. Veniamo da un altro mondo, veniamo dalla comunicazione, dalla moda, però a un certo punto sono emerse le passioni, sono diventate più determinanti nelle scelte. E quindi le nostre due passioni erano e sono il Giappone e la meditazione legata al buddismo. Quindi le abbiamo unite. E nasce questo progetto, questa realtà. E troviamo il luogo, lo alimentiamo con tutte le energie a 360 gradi e poi lasciamo quello che facevamo, perché ci siamo resi conto che alla fine era proprio la svolta quella che stavamo cercando. Come avete trovato San Ginesio e come avete pensato che questo luogo potesse essere proprio quello che stavate cercando? Allora, prima di tutto, noi, come hai detto tu, giustamente non siamo marchigiani, però amiamo tantissimo le Marche, proprio tanto. E siamo arrivati a San Ginesio per karma, ancora una volta. Noi non sapevamo che San Ginesio è uno dei borghi più belli d'Italia ed ha questa cultura, questa bellezza. Ci siamo arrivati per vie traverse, nel senso che un'agenzia ci ha proposto delle possibilità e tra quelle che abbiamo visto, questa è quella che ci è piaciuta in maniera assoluta. Ed è stata l'energia che abbiamo trovato in questa proprietà, che non era assolutamente così, perché era una cosa fatiscente. Una vecchia casa colonica da Sì, completamente rivedere. rivedere assolutamente, però avevo un'energia nelle piante, un'energia proprio nel territorio, c'era qualcosa che ci ha subito fatto sentire a casa nostra. E mi ricordo che eravamo io, Ricky, e un cagnino, Molly si chiamava, che era con noi, ha viaggiato il mondo, era veramente un cane fantastico. La prima volta che visitando delle proprietà è scesa. E si è trovata, l'abbiamo proprio vista che si era trovata a casa, anche alla moglie gli piace, quindi è questo il posto. Ci avete messo tanto, però. Wabi Sabi Culture è un centro di cultura giapponese dove si sperimenta lo stile di vita dell'antico Giappone. E quindi abbiamo impiegato tanto tempo perché quello che abbiamo realizzato è questo ponte tra le ruralità, quindi tra l'architettura. Che abbiamo trovato bellissima, perché noi abbiamo riportato alla bellezza quello che era stato un po', così lasciato andare. Chi accogliete? Come vi ha accolto la comunità rurale e anche del borgo di San Ginesio? Vengono persone trasversali, sia dal punto di vista del ceto sociale che dell'età. In prevalenza però diciamo un po' più giovani, che sono forse più ricercatori, no? E vengono perché amano il Giappone in tutte le sfaccettature. Quando abbiamo individuato questo luogo e deciso che era il luogo giusto, abbiamo aperto la nostra idea, perché ci sono voluti 10 anni per realizzarla, e quindi abbiamo iniziato a conoscere la comunità di San Ginesio e abbiamo iniziato anche a collaborare. E San Ginesio ci ha accolto molto bene, devo dire, non è un paese chiuso. Nonostante sia un paese dell'entroterra, è un paese molto ricco di cultura, però è aperto anche al nuovo. Non ci siamo mai sentiti giudicati per quello che abbiamo deciso e scelto di fare. Ci siamo trovati bene, a casa.
Lasciamo la stanza dei tatami, dove si vive un po' la quotidianità di chi arriva nel Ryokan. Tra poco raggiungeremo Riki nella stanza grande della cerimonia del tè, un rituale attraverso il quale ci accompagna Zumi Shirasuna, che da molti anni vive e lavora nelle Marche. Con Farmarche a San Ginesio nel Ryokan per la cerimonia del tè, stanze in cui il rigoroso rispetto di ogni gesto ha accompagnato la storia del Giappone in momenti di meditazione e pace, ma anche di politica ed alleanze. Vediamo. Irasshaimase, benvenuti. La sorpresa è scoprire che nella stanza piccola del tè si entra in ginocchio attraverso una porta minuscola. Un accorgimento, ci spiega Zumi Shirasuna, per impedire che in questi luoghi, dai riti di una indiscutibile sacralità, entrassero armi e armature quando vi si svolgevano riunioni politiche. Quella del Wabi Sabi Culture di San Ginesio è una delle poche stanze piccole del tè attualmente in uso nei centri di cultura giapponese in Italia e non è la sua unica particolarità. Diciamo che la cerimonia del tè ha un'estrazione spirituale. Ha un periodo anche molto florido in cui diventa quasi un potere politico, perché i nobili facevano sfoggio di accessori molto preziosi e pregiati che venivano dalla Cina. Ma sicuramente il maestro che ha lasciato un segno importante nella cerimonia del tè giapponese è Senrikyo, un maestro che è vissuto tra il 500 e il 600 in Giappone, che ha fatto una vera e propria rivoluzione estetica introducendo il concetto di wabi-sabi. Wabi-sabi è una parola quasi intraducibile in italiano, in quanto concetto filosofico ed estetico, la bellezza, l'armonia dell'imperfezione dovuta allo scorrere del tempo, che a San Ginesio ha trovato la sua magia. Anche l'ospite che va alla cerimonia del tè deve saper fare l'ospite, quindi c'è bisogno anche di una sorta di training che può durare anche diversi anni per poter comprendere appieno il senso della cerimonia del tè, intesa come, diciamo, forma. Ma per quanto riguarda la sua essenza è, diciamo, uno splendido, diciamo, atto di convivialità. È, diciamo, un tè in polvere, quindi attraverso un processo di lavorazione che hanno messo a punto in Giappone già nell'antichità si ottiene questa cipria, perché è impalpabile, che viene frollata con, noi definiremo un frollino in bambù, dentro una ciotola con dell'acqua calda, e poi viene servito ovviamente agli ospiti insieme a del cibo. Parte della gestualità che è comprensiva nella cerimonia del tè avviene attraverso, diciamo, il kimono. Non si possono fare queste cose di corsa e noi non siamo forse più abituati, no, a cerimonie o a consumare un tè che richiede così tanto tempo. Ma c'è un detto cinese di Lao Tse che dice: dal tè traiamo amicizia e eternità. Nel senso che attraverso questo rituale, diciamo, di convivio, le persone rallentano e quindi il tempo si espande e c'è la piacevolezza dello stare insieme. E dello stare insieme, ma anche, diciamo, in freschezza, quindi, diciamo, in gruppi di più persone che possono in questa modalità condividere il tempo, che oggi anche in tempi moderni è sempre più raro, no? Sono le attività che vi chiedono di più i vostri ospiti? Spesso le persone chiedono di fare esperienza meditativa, per esempio, quindi di avvicinarsi al sistema meditativo giapponese, che è estremamente intuitivo, non richiede particolari conoscenze. Ma anche le arti che si svolgono in questo centro, quindi dalla cerimonia del tè all'ikebana o alla calligrafia giapponese, sono di per sé già percorsi di meditazione attraverso un'espressività che è quella della creatività, e quindi non necessariamente bisogna sedersi magari così in una forma un po' austera e osservare o contemplare il respiro in silenzio per portare quietitudine nella nostra mente.